Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo del super cedolino in arrivo per quanto riguarda le pensioni di luglio 2022 contenente bonus 200 euro 14esima e rimborsi. Vediamo insieme tutti i dettagli nel breve video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, addirittura nelle prossime ore, super cedolino pensioni di luglio. Il recente decreto aiuti, unito alla campagna di presentazione della dichiarazione dei redditi, porteranno nelle tasche degli italiani un'indennità di 200 euro una tantum, se spettanti, e i rimborsi da 7,30. Inoltre, a tali importi si aggiungerà chi spetta anche la 14esima, una somma riconosciuta dall'INPS con il cedolino di luglio di tutti gli anni. Insieme di questi tre elementi porterà i pensionati a ricevere dei cedolini davvero super riguardo le pensioni di luglio, agosto e settembre, di importo ovviamente più elevato rispetto a quello dei mesi precedenti. Del bonus 200 euro e della 14esima abbiamo già parlato dettagliatamente nei nostri precedenti video. In questo video parliamo brevemente dei rimborsi 7,30. Il modello 7,30, ricordiamo, rappresenta il modello finale del rapporto tra l'erario e il contribuente. La liquidazione definitiva delle imposte dovute da cittadino per quanto riguarda lo scorso anno, ovvero il 2021, avverrà con la presentazione all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 settembre. Nel caso in cui la tassazione effettivamente a carico del pensionato risulti inferiore rispetto a quanto era stato trattenuto nel corso del 2021, l'interessato avrà diritto a un rimborso della differenza. Il rimborso 7,30, secondo le istruzioni che sono state diffuse dall'Agenzia delle Entrate, è riconosciuto in favore dei pensionati a partire dal mese di agosto di settembre. L'erogazione delle somme avverrà da parte dell'INPS, che si occupa di liquidare la pensione indicato quale sostituto d'imposta all'interno della dichiarazione dei redditi. Quindi i pensionati che hanno diritto ai rimborsi 7,30 vedranno accreditarsi tali somme insieme al trattamento mensile di agosto o settembre. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.